Benvenuti amici di Android Blog all'unboxing di Wico Wax. Andiamo a vedere il contenuto della confezione e caratteristiche tecniche. Andiamo dunque ad aprire la confezione, sempre molto curata quella dei Wico, come potete vedere qua due sezioni, la sezione di destra vede solo il terminale che andiamo a rimuovere e a recuperare più tardi. Sollevando invece questa copertura troviamo il cavo dati, sempre molto bello con questa forma particolare e questo piatto a anti-incarbugliamento. Qua abbiamo gli auricolari che sembrano davvero di ottima fattura, in ear con questa cromatura. Anche qui cavo piatto e microfono qui sul filo con tanto di tasto per la risposta alle chiamate. Andiamo a sollevare anche l'altra parte, no, prima di farlo andiamo a vedere questo sacchettino che comprende ben tre adattatori per tutti i tipi di SIM, micro SIM e nano SIM e quelli per i padiglioni auricolari. Apriamo questa copertura dove troviamo il sempre più completo manuale rapido della Wico, in questo caso del nostro Wax. Andiamo a rimuovere la scatola, riprendiamo in mano il terminale, andiamo a parlare un po' di dimensioni: 140.1 x 67.5 x 8.8 mm di spessore per un peso di solo 119 grammi, davvero molto molto leggero. Andiamo a vedere come è fatto. Qui abbiamo la capsula auricolare con qui da un lato un LED di notifica, la camera frontale da ben 5 megapixel, qua sotto non illuminati perché il telefono è spento, abbiamo i tasti soft touch. Lato sinistro completamente pulito, lato destro che vede bilanciere del volume, tasto di accensione, spegnimento, blocco o sblocco e l'incavo per infilare l'unghia. Sotto il microfono principale, sopra invece abbiamo il jack da 3,5 per le cuffie e la presa micro USB per ricarica e trasferimento dati. Posteriormente abbiamo la camera principale da 8 megapixel con flash LED, qua sotto è l'autofocus, è il secondo microfono per la soppressione dei frusci, qua in fondo l'altoparlante di sistema. Andiamo dunque ad aprire la scocca per vedere come è fatto all'interno questo Wax. Qua abbiamo la possibilità dell'espansione di memoria mediante micro SD che va ad espandere i 4 giga di memoria. Qua abbiamo lo slot per la micro SIM singola su questo Wico, dato il processore Tegra 4i, e qua la batteria principale removibile da 2000 mAh. Andiamo a richiudere la scocca, vi comincio dunque a parlare di potenza. Come detto, il processore è un Tegra 4i quad core da 1.7 GHz, quad core più un companion core che va a ottimizzare il consumo in stand by. Abbiamo 1 GB di RAM, il display è un'unità da 4.7 pollici con risoluzione HD 1280x720 pixel e una densità di pixel di 313 ppi. Per quanto riguarda il resto della dotazione, abbiamo ovviamente il sensore di luminosità e prossimità, accelerometro, giroscopio, la parte radio vede 4 bande GSM e 3 bande UMTS e anche l'LTE a 100 megabit per secondo. Abbiamo poi il Wi-Fi BGN e il Bluetooth 4.0. Non c'è l'NFC, queste sono in generale le caratteristiche di questo Wico Wax. E per adesso è tutto, io vi do appuntamento alla recensione tra qualche giorno. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.